Sembra, ripeto, sottolineo sembra, che per godere da vicino della magnifica fontana di Trevi nel Catino Gradinato vero e proprio servirà una prenotazione. Sfruttando magari un QR code, quello che utilizziamo nei nostri smartphone o iPhone, e addirittura bisognerebbe quindi andare a pagare un ticket simbolico. Si tratterebbe di circa 2 euro per una esperienza di circa 30 minuti, una mezz'ora, però soltanto se si è dei turisti. Per noi romani invece, per i romani invece, avvicinarsi all'acqua della fontana più bella, più affascinante, più splendida di tutta Roma sarà sempre gratuito, per fortuna ovviamente, va bene? E dopo le 22, quando la folla in genere va un po' a scemare, l'ingresso potrà essere libero per tutti quanti, anche per i turisti, come al solito. Un modello quindi che potrebbe essere utilizzato anche in altre città italiane oppure addirittura estere, e che vedrà, diciamo così, l'impegno da parte del Campidoglio, del primo cittadino Roberto Gualtieri, che è l'attuale sindaco di Roma, a procedere proprio con Trevi, va bene? Insomma, la novità potrebbe essere una novità importante, una svolta. In questo modo le casse del comune potrebbero andare a trovare un, chiamiamolo, beneficio economico, una quantità di denaro in più che potrebbe effettivamente arrivare nei confronti proprio del comune di Roma, va bene? Cosa ne pensate voi? Ripeto, questa cosa potrebbe riguardare soltanto i turisti, cioè quelli che vengono a Roma e che dovrebbero quindi andare a pagare 2 euro per visitare la fontana più bella e affascinante di tutto il mondo. Pensate che la Fontana di Trevi ce la invidiano anche da lontano, dall'Indonesia, dalla Spagna, dalla Francia, dal Lussemburgo, dalla Cina, dal Giappone, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Iscrivetevi, se vi va, commentate, una buona giornata a tutti.